la realtà che ci circondava era cambiata. Io ricordo, noi molti piovono processi e molti pubblici ministeri mi hanno rimproverato che noi attaccavamo il marxismo senza attaccare il fascismo. Non è sbagliato, basta leggere il libro. Scusi, attaccavamo il marxismo senza attaccare il fascismo. Non è vero. Noi tentavamo tatticamente di puntare contro il marxismo, ma attaccavamo principalmente il capitalismo. E è chiaro, dovevamo trovare i termini che potevano confrontare una parte di quell'Italia che era stata fascista, che era buttata con la democrazia e con il marxismo, a riproporre l'ipotesi dello scontro che si andava delineando. E quindi noi, abbiamo sempre fatto la differenza tra tattica e strategia. La nostra strategia era la conquista del potere, ma la conquista del potere per poter cambiare la realtà italiana. Vedete, qui abbiamo molti camerati, alcuni camerati che hanno i capelli bianchi, e io vorrei domandare a loro: se avessimo vinto nel 1960, ma che Stato avremmo messo? Che Stato noi avremmo proposto agli italiani? Io non ricordo mai un discorso politico e dottrinario all'interno del Movimento Sociale Italiano che puntasse al futuro e non piangesse sul passato. E allora noi nel libretto tentiamo di dare alcune linee, diamo dei suggerimenti, e affrontiamo il problema del Mediterraneo, affrontiamo il problema della giustizia sociale, ponendoci logicamente contro il capitalismo. E eravamo, badate bene, uno spicchio abbastanza ristretto dell'anticapitalismo nel mondo politico. E tanto è così che le nostre proposte, i nostri obiettivi venivano ignorati, venivano sommersi dalla demagogia marxista. Quindi portavo questa azione politica anche sulla struttura del paese. Voi, alcuni di questi, noi parlavamo per esempio del Senato, oggi si parla del Senato, noi parlavamo del 72, proponevamo una soluzione tattica in funzione strategica. Cioè la strategia, ripeto, era il potere quale strumento di rinnovamento e di cambiamento, e l'azione politica però che si doveva essere fatta giorno per giorno per poter andare in direzione dell'obiettivo finale. Cioè io dicevo sempre ai miei camerati una cosa: se noi dobbiamo andare a Milano possiamo scegliere il mezzo, il treno, la macchina, a piedi, ma dobbiamo andare a Milano. Questa era la differenza che davamo tra tattica e strategia. Bene, questa azione fu interrotta nel 75 con il processo di Capello, fu discusso nel processo di Cusco, ignorando la correttezza della magistratura dell'epoca, ignorando le parti dove attaccavamo il capitalismo. La legge del libretto la attacchiamo più volte il capitalismo, la sua filosofia, il suo modo di l'arroganza con la quale alcuni, soprattutto in quell'epoca, adesso prevariamo, riponevano la loro forza, la loro volontà, i loro soldi al povero bambino che dominava nel nostro paese. Ebbene, noi eravamo soli, eravamo spesso derisi per queste nostre. Io ricordo, non voglio fare nomi, ma alcuni colloqui che avevo con alcuni esponenti del Movimento Sociale Italiano, ebbene, ricordo quello che mi dicevano, e c'era questa intenzione liberale che ancora oggi è nel nostro ambiente. Prima parlavamo della frattura,
la cultura del nostro ambiente, io non capisco qual è il nostro ambiente. Io, vedete, io dico sempre ai miei ragazzi, cerchiamo di salutare l'umanità. Abbiamo tanto preso un altro saluto, perché? Per non confonderci con un ambiente che io personalmente, allora, a titolo personale, non stimo nella sua completezza, ma stimo un uomo che sono all'interno. E allora questa nostra, diciamo, ribellione anche all'interno del Bari ci provo a nemici all'interno del Bari, e fumo isolati, fumo duramente colpiti, ma malgrado questo siamo ancora qui e abbiamo ancora la capacità e la possibilità.